Maurizio Lacrimini, presidente della Baldaccio Bruni Anghiari, giornata intensa, possiamo dire, che si è aperta con la conferenza in cui è stata presentata l'affiliazione con la Fiorentina per quello che riguarda la scuola calcio. Una grande soddisfazione e l'inizio di un qualcosa di importante. Ma io spero di sì, che sia l'inizio veramente di qualcosa di importante, perché per noi avere fatto questa affiliazione è stato un lavoro di 3-4 mesi intensi, io un pochino meno, ma c'è stato 3-4 ragazzi che veramente hanno lavorato anche la notte per poter fare, per poter presentare progetti, per poter presentare alla Fiorentina, perché la Fiorentina ha scelto le squadre affiliate, non è che ha preso chi voleva, e è ancora più orgoglioso che ha scelto anche la Baldaccio. Sicuramente è un motivo di orgoglio e di prestigio, ma è anche il segnale che la Baldaccio Bruni crede sempre di più nel settore giovanile e nella scuola calcio. Se non crediamo nel settore giovanile nella scuola calcio non abbiamo più futuro. Il futuro di noi squadre dilettanti è investire sulla scuola calcio per due motivi, perché investiamo sul paese per fare un qualcosa di importante per tutti i ragazzi del paese, che, come diceva il sindaco alla conferenza stampa, che invece di spippolare col telefonino dalla mattina alla sera, poi possono venire al campo sportivo a divertirsi e, finito il campo sportivo, anche a ritrovarsi tra di loro per fare due chiacchiere. Una giornata intensa anche perché si sta concludendo con quello che è un appuntamento classico, insomma, la cena di ritrovo per l'inizio della nuova stagione con la prima squadra e con tutti i tecnici. Questa ormai è una cena che penso da 6 o 7 anni invito tutti i sostenitori, i dirigenti, quelli che sono più vicini alla Baldaccio, quelli che ci danno una mano, ma tutti. Ora qualche volta purtroppo ci si dimentica sempre di qualcuno e mi scuso già da ora con chi mi sono dimenticato, però l'ho fatto sicuramente in buona fede, e da questa cena cerchiamo di iniziare a fare gruppo per poi fra 3 giorni iniziare la preparazione vera e propria.